Ciao amici e benvenuti a casa mia, eh? Eh sì, perché io vivo proprio qui nella riserva naturale delle Cinque Terre. E ora state bene attenti perché vi mostrerò gli abitanti di questo mondo fantastico. Qui siamo in un ambiente sabbioso e se guardate attentamente potete trovare un mio caro amico. E lo vedete? Si tratta del pesce rombo, Questo invece è un branco di muginiocefali. Si divertono a nuotare sempre in branchi fittissimi. Ehi, attenti, state attenti. Balondi, sono proprio spericolati, Ci è mancato poco. Devono stare attenti, soprattutto a questa bella tracina. E già, perché se toccano una delle sue spine velenose, sono guai, E ora spostiamoci verso la roccia per un altro ambiente del parco naturale, il fondale roccioso. I fondali rocciosi ospitano numerose specie che si creano una loro tana per ripararsi e sentirsi al sicuro, proprio come la murena, che deve nascondere un corpo molto lungo. Murena, e dai, fatti vedere, e dai! Ma mi sa proprio che è un po' timida, Ma guardate lì! Spunta un altro occhio! Ma attenti, che non è un occhio vero! Si tratta del cerchio che si trova sulla pinna della bavosa occhiuta! Ciao, come va? E non ti preoccupare che non ti facciamo nulla! Si tratta dello sciarano che quando si sente in pericolo mostra questa macchia azzurra, Silenzio, c'è un tordo verde che di giorno riposa adagiato su un fianco e appoggiato al fondo. Non svegliatelo! E ora vediamo un po' chi è in grado di vedere la triglia di scoglio, Occhi aperti, perché si mimetizza molto ma molto bene, Avete visto che bello? Sì, ho detto bello e non bella. E non è una murena, anche se gli assomiglia molto. Si tratta di un grongo e anche a lui piace rintanarsi tra le rocce, E ora passiamo ad una prateria di posidonie. Anche qui numerosi pesci trovano riparo tra queste piante acquatiche, come il simpatico chiozzetto bocca rossa. Avete capito perché si chiama così? Loro invece sono le salpe, guardate quante! Vanno in giro sempre in fittissimi branchi, E guardate come si muovono! Salendo verso la superficie, in acque basse possiamo trovare un sarago fasciato, con le sue caratteristiche strisce nere. Un pesce peperoncino, chiamato così non perché è piccante, ma perché è rosso come un peperoncino, anche se ci sono alcuni suoi colleghi che sono tutti gialli, Queste invece sono le aguglie che nuotano vicino alla superficie, inconfondibili con quella specie di becco che usano per cacciare. E oltre a questi amici ce ne sono tantissimi altri qui alla riserva marina delle Cinque Terre. Un saluto grandioso dal vostro amico Favula. Ciao!